Il notaresco si piega ma non si spezza e torna a casa con un punto di sostanza contro un avversario di assoluto valore che nella circostanza dilapida alcune colossali palle gol. Gli uomini di Cudini offrono una buona prova, soprattutto nel primo tempo. Soffrono in avvio di ripresa però quando la Sangiustese potrebbe passare, ma nel finale rialzano la testa provando nuovamente a pungere. Cudini, che torna per la prima volta da avversario al San Filippo, ruota quattro uomini rispetto al derby vinto in settimana con il Pineto. Petrarulo rileva nei compiti il grande ex della sfida, Minella, out per squalifica. La Sangiustese, orfana del bomber Quintero, si schiera con il 3-4-3. I rossoblù abruzzesi hanno un migliore approccio alla contesa e negli spazi provano subito a far male. Al quinto Moretti arriva con un pizzico di ritardo sul tracciante di Candellori. I marchigiani sono più manovrieri, come loro costume, mentre il notaresco cerca sempre la verticalizzazione quando torna in possesso di palla. Al tredicesimo Chiodini è attento sul tentativo di Liguori, liberato al tiro dopo l'apprezzabile scambio Moretti-Petrarulo. In una sfida tatticamente bloccata, un episodio estemporaneo potrebbe mutare gli equilibri. Al 32esimo il direttore di gara valuta falloso l'intercetto di Lilollo sul traversone di Pezzotti. Camillucci va sul dischetto, ma Monti è prodigioso nella respinta e nella sostanza chiude anche lo specchio a Chedira che fallisce il tapin. Passato lo spavento, il notaresco si rivede in avanti al 37esimo con il piazzato di Lilollo, che Chiodini addomestica in volo plastico. Altro discorso la ripresa, almeno sul piano dello sviluppo. La Sangiustese alza da subito i ritmi, mentre il notaresco rischia di capitolare. Al settimo un errato disimpegno mette in azione Argento, sul traversone Chedira incorna a colpo sicuro. Dalmazzi salva sulla linea. Insistono i bianchi di Senigalliesi. Al tredicesimo ci prova Pezzotti, bravo Monti a deviare oltre la traversa. Rispetto alla prima frazione il notaresco sembra allungarsi troppo in campo e non riesce quasi mai a ripartire. Al 27esimo Tizzi, da poco in campo, scarica sul fondo un pallone decisamente invitante. I marchigiani sciupano ancora due minuti più tardi. Chedira in velocità si beve la difesa avversaria, ma una volta in area spara alle stelle. Cudini nel frattempo prova ad inserire forze fresche e progressivamente i suoi tornano ad essere più equilibrati in campo. Prima della fine emana aria a creare scompiglio nella difesa di casa, ma nessuno dei suoi è pronto a sfruttare il servizio. Finisce 0-0 e il pari consente al notaresco di tenersi stretto il terzo posto in una giornata decisamente complicata. Mister, difficile rimproverare qualcosina alla Sangiustese di oggi. Partita dal punto di vista tattico molto diligente, ha avuto anche importanti occasioni per vincerla. Sì, credo che l'analisi sia perfetta quella che lei ha fatto. Volevamo non concedere contropiedi a una squadra che sa veramente correre a campo aperto. Ci siamo riusciti quasi sempre, non sempre. È importante analizzare la prestazione al di là degli episodi. La partita è stata equilibrata tra due squadre molto forti oggi che sanno stare sul campo. Noi abbiamo insomma il rammarico di un calcio di rigore sbagliato e di tre occasioni veramente clamorose che potevano cambiare l'andamento della gara, ma senza farmi condizionare dagli episodi dico che è una partita giusta, fatta da due squadre nel modo giusto. Poteva andare bene a noi, poteva andare bene a loro. Alla fine insomma l'elefante ha partorito il topolino, perché è uno 0-0 assolutamente incredibile per come hanno giocato le due squadre. Ci sono tante altre partite, secondo me, molto meno belle, molto meno qualitative, che finiscono con dei gol. Oggi la palla da una parte e dall'altra non è entrata, però sono partite che fanno bene, secondo me, al calcio dilettantistico. Con quella di oggi è andata in archivio un terzo di stagione. È questo il torneo della Sangiustese, vedendo insomma il valore espresso e la classifica? Non lo so. A me piace pensare al momento, adesso ci siamo, continuiamo, però vedo che ogni partita ti porta a confrontarti con squadre di altissimo livello. Lo sostengo, lo ripeto, lo dico sempre ai ragazzi: se abbassiamo di mezzo punto l'attenzione, la concentrazione e il rispetto degli avversari, secondo me qui si fa una fatica paurosa. Cudini, buono l'approccio del notaresco, poi la sofferenza nella parte centrale della ripresa. Alla fin fine, dal vostro punto di vista, un pareggio comunque importante. Beh, importante sicuramente, perché ci dà continuità di risultati in un campionato difficile dove nulla è scontato.
Anche perché incontravamo una squadra forte, una squadra che sa quello che vuole, soprattutto in fase di palleggio, che sa, ha le sue idee, e noi siamo preparati per questo. Il primo tempo abbiamo fatto forse qualcosina di buono, però dovevamo essere un po' più precisi in fase di ripartenza, però ci sta, la terza partita della settimana non sempre si riesce ad essere brillanti nonostante qualche cambio. Nella ripresa abbiamo sofferto qualcosina, qualche lancio lungo della San Giustese, però devo dire che non siamo stati noi in quelle poche occasioni che siamo arrivati in aria determinati come siamo stati altre volte. Probabilmente il fatto di aver giocato 3 partite in 8 giorni ha condizionato questo tipo di atteggiamento. Sul piano fisico probabilmente si è avuto la sensazione che gli avversari avessero qualcosa in più in una parte della partita? Ma no, sinceramente no, perché il loro palleggio a volte inganna, sembra che può essere una squadra che è più in salute rispetto all'altra, però di questo no, sicuramente, però il loro palleggio ti costringe ad avere una difesa un po' più bassa forse, e quindi questo a volte porta a non essere offensivi o a non avere la giusta ripartenza per poterlo fare. Noi eravamo preparati per questo, ma non ci siamo riusciti bene come volevamo, però credo alla fine sia venuto fuori un pareggio anche giusto.